L'oroscopo. Ariete, lasciate che la tenerezza fluisca liberamente. Servirà a cementare un rapporto consolidato o a sciogliere l'imbarazzo di una storia appena nata. Al lavoro dovete accettare qualche compromesso. La solidarietà equivale al buon esito degli affari. Toro, forse faticherete un po' ad entrare in sintonia con le attività e i ritmi incalzanti della giornata. Difendetevi limitando i vostri impegni. Pomeriggio ideale per trascorrere qualche ora nella natura. Gemelli, l'amicizia prima di tutto, senza aspettative. Notando le difficoltà economiche o esistenziali di un amico, siete i primi ad offrirgli un aiuto. Felici e contenti in viaggio, ma anche al lavoro, circondati da rapporti di complicità e fiducia. Cancro, la luna in quadratura vi spinge a mettere troppa carne al fuoco, col rischio di concludere poco o niente. Nelle relazioni il problema sono le aspettative. Se pretendete troppo dagli altri, rischiate di rimanere delusi. Leone, complice un invito e una bella compagnia, arrivate a tarda sera svegli come grilli e allegri come fringuelli. Giornata ideale anche per viaggiare, imparare cose nuove, incontrare facce diverse dal solito. Vergine, a bagni di folla e chiassose compagnie preferite ambienti tranquilli, perché oggi sentite il bisogno di dare spazio alla vostra parte riflessiva. A momenti affiora un po' di nostalgia per una storia del passato che vi ha lasciato l'amaro in bocca. Bilancia, accordare la smania di libertà con il desiderio del partner che vi vuole tutti per sé non sarà facile, ma siete o no degli ottimi mediatori. Sereni e rilassati anche con familiari e colleghi, vi stupisce constatare come tutto dipenda da voi. Scorpione, armonia con i colleghi, tutti efficienti e preparati. Con loro non si parla solo di grief o di auto, ma di progetti, ambiente, problemi personali. Se lavorate nel commercio, un bel afflusso di clientela vi fa chiudere la giornata stanchi ma soddisfatti. Sagittario, non è da voi lasciarsi sfuggire un'occasione per fare baldoria, soprattutto quando una luna così focosa e frizzante vi chiama al divertimento. Nonostante la stanchezza di metà settimana si faccia sentire, farete di tutto per accettare il suo invito e farete bene. Capricorno, l'intenzione è quella di effettuare dei lavori in casa in programma da tempo. Vi aspetta un periodo stancante, ma se c'è da decidere, fatelo ora. Costi e preventivi sulle prime vi mandano in tilt, poi progetti alla mano, trovate una soluzione. Acquario, il vostro benessere dipende in gran parte dalla qualità dell'ambiente, dalle frequentazioni, dalle attività che vi permettono di esprimervi. Sì, dunque, alle conferenze o agli spettacoli che smuovono le emozioni. Pesci, se il lavoro c'è bisogna sbrigarlo, soprattutto se il guadagno arriva in diretta. Di quattrini avete un gran bisogno, facili come siete alle spese pazze. In tema di acquisti oggi date proprio il massimo, vi infatuate di ogni articolo esposto in vetrina.